Buonasera, buonasera a tutti. Oggi abbiamo un incontro che abbiamo chiesto a Erika Eviani del Contamination Lab di Faenza di spiegarci le condizioni per partecipare al bando che si è appena aperto per sostenere le idee dei giovani creativi. E il Contamination Lab è un progetto, ci spiegherà meglio Erika di cosa si tratta, ma fa parte di quei progetti imprenditoriali sostenuti dalla Fondazione Banca del Monte Cassa di Risparmio di Faenza, rivolto appunto ai giovani creativi. E come SIA, ovviamente, siamo ben felici di accogliere delle proposte che vengono dal nostro territorio e che sostengono i giovani del nostro territorio. Quindi passo la parola a Erika Viani, ho visto che è collegato con noi anche. Un nostro studente, un nostro quasi diplomato, no? Sei quasi addirittura di arrivo, Reziero Di Maio, che ha partecipato lo scorso anno e ci presenterà la sua proposta, la sua esperienza. Grazie. Grazie Daniela, grazie dell'ospitalità e ringrazio anche tutti i ragazzi, insomma, che sono collegati in questo momento. È un piacere potervi presentare questa opportunità che, come diceva Daniela, è un'opportunità offerta dalla Fondazione Banca del Monte Cassa di Risparmio di Faenza, che promuove appunto questo bando che è annuale. Quindi questa sera vi ruberò appunto non tanto tempo proprio per potervi presentare questa importante, almeno per quanto ci riguarda, opportunità gratuita per il territorio. E ringrazio appunto anche Daniela e l'ISIA proprio come istituzione perché è importante per il Contamination Lab continuare a collaborare con enti privati, ma soprattutto pubblici del territorio in continua sinergia. Quindi questo spazio, ecco, fa parte anche di questa collaborazione. Allora, entriamo nel merito. Chiedo a Andrea se può iniziare a mostrare le slide che ho preparato per questa sera per voi e vi faccio una piccola introduzione, partendo proprio per farvi capire dove siamo collocati con la Fondazione e con il Contamination Lab. E siamo all'interno del complesso degli ex Salesiani di Faenza. Adesso io non so voi ragazzi se siate tutti di Faenza o dei dintorni o veniate da fuori, comunque è un complesso che si trova nel cuore della città di Faenza, a poche centinaia di metri dalla piazza. E che ha visto negli ultimi anni un'importante fase, diciamo così, di rigenerazione. Tanto che questo spazio, appunto, come dice il nome stesso, era un complesso dove vivevano i salesiani, quindi vocato comunque alla formazione, perché era comunque uno spazio dove c'era un grande dormitorio, ragazzi, studenti, insomma, che lo abitavano e lo frequentavano. La vocazione è rimasta la stessa perché comunque negli ultimi anni, appunto, un'importante operazione che ha visto dei soggetti sia pubblici che privati, ha visto appunto la rigenerazione, la riqualificazione dell'intera area. Mantenendo forte la vocazione legata appunto alla formazione. Perché? Perché negli ultimi anni appunto si sono insediati corsi di laurea, infermieristica, logopedia, servizi sociali del comune e la stessa fondazione che nel 2014 acquista Palazzo Naldi e decide di inserirvi appunto la sede proprio della fondazione stessa e dal 2014 inaugura anche il Contamination Lab. Che cos'è il Contamination Lab? È un pre-incubatore di idee e progetti imprenditoriali proprio per cercare di promuovere tutte le attività legate alla formazione in primis giovanile e soprattutto alla creazione di nuove realtà di impresa. Cosa significa? Che ogni anno tramite bando il Contamination Lab apre le porte a team di ragazzi, poi andrò nello specifico, vi spiegherò esattamente in cosa consiste questa opportunità. Comunque, che abbiano in mente idee o progetti da sviluppare.
Perché è importante capire bene di cosa si tratta? Perché comunque non è semplice portare avanti da soli, soprattutto insomma, quando si è così giovani, capire quali sono tutte le dinamiche importanti per far sì che un progetto possa diciamo, prendere diventare, cioè da idea. Strutturarlo in progetto e soprattutto fare tutti gli step necessari affinché poi si concretizzi. Questo percorso offre proprio questa opportunità. Quindi un percorso di un anno intero, completamente gratuito, con servizi legati prima di tutto, scusate, servizi di formazione di networking, l'utilizzo degli spazi gratuiti attrezzati, sono molto belli e abbiamo tante stanze degli studi, diciamo, e delle aule condivise che i ragazzi possono utilizzare durante tutto questo periodo. E come vedete, anche dalla slide stessa, dal 2014 ad oggi abbiamo ospitato 20 team. In più ci sono altre stanze che sono sempre messe, diciamo così, in condivisione primariamente ad ex team che hanno svolto il loro percorso all'interno del Contamination Lab e che abbiano bisogno di un appoggio, diciamo così, quindi di uno spazio dove poter ancora lavorare per un periodo, diciamo così, affinché prima di costituirsi in forma giuridica ed avere quindi le forze per poter avviarsi e partire da soli. Vi ho fatto anche questa piccola parentesi all'interno di questa slide perché mi fa piacere anche di accennarvi a San Bernardino. E la fondazione, come vi dicevo, ha due progetti cardine. Il primo è il pre-incubatore, quindi il Contamination Lab, l'altro è San Bernardino, che è un progetto anch'esso di rigenerazione. Che è partito all'incirca 4 anni fa, è un podere che si trova all'interno di 76 ettari alle porte di Faenza, vicino alla Graziola, non so se conoscete l'area. All'interno di questo grande terreno vi sono 4 cascine. Una di queste, che si chiama San Bernardino, è stata rigenerata negli ultimi 4 anni e sono iniziate tutta una serie di attività estive, perché lo spazio viene aperto solamente nel periodo estivo, e vengono svolte tutta una serie di attività sempre legate alla sperimentazione, all'imprenditoria, all'innovazione, la presentazione di start-up del territorio. Per noi è un po', come ho scritto, viene considerata l'anima green ed estiva del Contamination Lab, perché comunque tutta una serie di argomenti e di situazioni che portiamo avanti al Contamination Lab, facciamo la stessa cosa, diciamo, durante l'estate a San Bernardino, in uno spazio comunque all'aria aperta, molto bello, e dove abbiamo comunque fatto anche tanti eventi culturali. Legati, non so, al teatro, abbiamo ospitato dei cantanti, performance teatrali, laboratori per bambini, quindi uno spazio vocato da una parte sempre alla formazione, ma anche al divertimento, alla cultura, a far networking e far scoprire anche uno spazio, mettere a disposizione, diciamo, della comunità, uno spazio molto bello alle porte della città. E ecco, quindi questo un po' per farvi come posso dire, per introdurvi, diciamo così, quelli che sono i progetti più importanti che porta avanti con tanta determinazione la Fondazione in questi ultimi anni. Torniamo invece al bando. Adesso mi piacerebbe invece parlarvi più nello specifico appunto di questa opportunità. Allora, il bando è aperto già da un mesetto e scadrà il 31 dicembre 2020, quindi avete tempo fino a fine mese per potervi iscrivere. Allora, a chi è rivolto? Allora, è obbligatorio partecipare in minimo 2 persone, quindi è rivolto a team, è rivolto a gruppi di minimo 2 persone in età compresa tra i 17 e i 38 anni compiuti. Bisogna avere la residenza o il domicilio nel comune di Faenza in un raggio di 50 km e non essere ancora costituiti giuridicamente in forma di impresa. Però c'è un ma grande che voglio sottolineare, che diciamo che questi requisiti che sono necessari per la partecipazione, non è importante che li abbiano tutti i membri del team. Cioè, per farvi un'idea, se c'è un membro che viene da, non so, Rimini,
e quindi non sarebbe, no, all'interno del raggio dei 50 chilometri, ma l'altro membro invece è faentino, comunque ha le caratteristiche richieste, ecco che comunque per noi l'idea, cioè, scusate, il progetto viene validato, viene accettato e non per questo decade, diciamo, decadono i requisiti. Quindi l'importante è che almeno una persona del team abbia i requisiti che vi ho appena citato. Poi, andando avanti, come funziona? Quindi, cioè, cosa offre questo percorso? Vi dicevo, avete un'idea, molte volte non riceviamo dei veri e propri progetti, ma più che altro delle idee, perché è normale, si parte da lì, delle idee abbozzate di ragazzi giovani che hanno voglia di poter costruire qualcosa, ma non hanno le idee chiare, come è normale che sia. Sarebbe diversamente, no? Avrebbero già qualcosa in mano di concreto. E quindi non abbiate paura, ecco, anche di partecipare con qualcosa che non è ben chiaro nemmeno a voi, perché l'intento è proprio quello di fare un percorso che vi faccia chiarire le idee, che vi aiuti poi a strutturare il progetto. Quindi, una volta che si entra, i team ammessi cosa ricevono? Ripeto, gratuitamente per 12 mesi. Allora, l'utilizzo degli spazi attrezzati, come vi ho detto prima. Vi viene data una tessera, 7 giorni su 7 potete entrare e usufruire degli spazi per studiare, per lavorare al vostro progetto. Seminari formativi, questa ovviamente è la parte, diciamo, più corposa di quello che vi viene offerto, ovvero un percorso fatto a step, ovviamente, di seminari utili al potenziamento della vostra idea imprenditoriale. Per farvi un esempio, quest'anno abbiamo suddiviso i seminari in 3 blocchi. La prima parte è stata legata al design, quindi alla costruzione e alla modellazione dell'idea. Abbiamo fatto seminari sul business model, sulla proposta di valore, sul digital marketing, sui social media, sulle strategie di crescita. Penso anche che siano argomenti forse anche comunque vicini. Forse anche le tematiche che affrontate voi come università. La seconda fase è stata legata invece più alla parte delle competenze trasversali, perché è molto importante, come sapete, riuscire a trovare un equilibrio all'interno del team. Non è un caso che il Contamination Lab accetta domande da team, ma non da singoli, perché siamo convinti che un progetto non possa essere portato avanti da un singolo, ma è importantissimo trovare una collaborazione, una connessione con altri soggetti. Quindi questo, ad esempio, fa parte di uno dei seminari che vengono affrontati. Sullo storytelling, sul pitching, cioè come ci si presenta, come si fa una presentazione davanti a un pubblico che può essere di un tipo o di un altro. Ok, e infine, ovviamente, nella parte finale del percorso, invece, vengono affrontati tutti gli aspetti più tecnici che possono essere, ad esempio, legati alla tematica legata ai marchi e ai brevetti. Quindi, se ha un marchio, come si registra, come si tutela, come ci si costituisce giuridicamente, quindi quale forma giuridica, le problematiche legate alla fiscalità, eccetera. Quindi, questo è un percorso, diciamo così, un po' generale sui seminari che vengono fatti. Ogni team viene affiancato da un mentor e da una coach, e in più c'è la tutor che sono io e che comunque vi segue in tutti gli aspetti, in tutte le problematiche e vi accompagna durante il percorso. Oltre ovviamente al networking con il territorio, vi posso dire che nell'ultimo anno dei nostri team li ho fatti partecipare, diciamo, a varie situazioni proprio per metterli in continuo collegamento e spronarli anche a trovare nuove situazioni, diciamo così, che sono legate alla visibilità, alla conoscenza, a trovare nuovi stimoli. Poi possiamo andare avanti, Andrea? Ok, gli ambiti tematici, ecco qui diciamo che sono gli ambiti tematici che abbiamo voluto segnalare perché sono, diciamo così, temi che in prevalenza
sono legati comunque anche al nostro territorio, cioè comunque Faenza, il territorio faentino è molto forte per tutto ciò che riguarda i materiali avanzati, la comunicazione, rigenerazione urbana, tutta la parte legata al turismo, food and wine, agricoltura, eccetera, però nulla toglie che se ci fosse, diciamo, un'idea che svincoli da queste tematiche segnalate non venga, diciamo, presa in considerazione. Diciamo che questi sono quelli prevalentemente come posso dire, con un'importanza più, con una rilevanza maggiore, e che quindi la Fondazione ha un occhio di riguardo, diciamo, per i progetti che sono presentati all'interno di questa tematica. E adesso arrivo invece a presentarvi proprio i progetti, giusto per darvi qualche idea, qualche input. E questi sono i team che abbiamo attualmente ospitato nel 2020, infatti Reziero, che è collegato insieme a noi oggi, lo ringrazio tanto della sua disponibilità, fa parte proprio di un team, e immagino che molti di voi, insomma, lo conoscete, è un ragazzo che sta terminando il suo percorso all'interno dell'ISIA, e parto subito andando alla presentazione del suo progetto, che nella grafica vedete ancora il logo vecchio, loro invece attualmente si chiamano Utopica e stanno facendo appunto il percorso all'interno del Contamination Lab a partire da febbraio scorso. E ovviamente è stato un anno complesso per tutti, perché abbiamo dovuto fare i seminari online, incontrarsi è stato faticoso, se non solo in certi periodi, però diciamo che lo sforzo è reciproco, è di tutti, sia da parte dei ragazzi che da parte nostra. Io credo che comunque il lavoro stia andando avanti, anche loro hanno sfruttato un'opportunità di un contatto, la famosa parte legata al networking, no, che vi dicevo, e la stanno portando avanti proprio con una sorta di stage, di prototipazione che stanno facendo con un'azienda, e vi potrà parlare magari Reziero direttamente. Cosa fa Utopica? Loro si sono presentati con un progetto per riabilitare lo scarto industriale affinché diventi un prodotto finito. Io ovviamente qui l'ho riassunto in poche parole. E Reziero e i suoi compagni come si sono presentati? Già con un progetto ben definito un anno fa? Assolutamente no, semplicemente da un'idea legata alla tesi che aveva fatto Reziero alla triennale all'ISIA, per farvi capire, no? E adesso lascio la parola a Reziero, se ha voglia di spiegarci un attimo il suo percorso, insomma, e il suo progetto. Certo. Come ha spiegato Erika, il mio progetto imprenditoriale partiva dalla tesi della triennale in ISIA, e appunto parlava di riabilitare lo scarto, in particolare con la tecnica del taglio laser, quindi progettare già in lavorazione quello che sarebbe stato lo scarto. Quindi da lì ho visto questo bando, ho deciso di formare un team con altri due miei compagni di corso in ISIA, un team anche diverso per competenze ma anche esperienze, e da lì abbiamo deciso di partecipare al Contamination Lab. Poi dopo nemmeno 2 mesi, già subito una bella sorpresa, che era appunto questo possibile cliente con cui stiamo dialogando tuttora, e stiamo mettendo su dei prototipi. E che dire, cioè, una grande opportunità anche per voi, anche per capire come si fa imprenditoria da designer. Noi che siamo abituati a ragionare sempre nell'ottica di progettare, ma qui in realtà ci riscontriamo con dinamiche reali, e fa sì che subito, cioè, quando siamo partiti, la nostra idea, come diceva Erika, non era definita. Il fatto di avere qualcosa di dover fare qualcosa di definito che ti faccia comunque guadagnare uno stipendio, e significa che dietro c'è tutto il lavoro che ti mette in condizione di farlo, e viene fatto anche grazie ai mezzi che dà il Contamination Lab. Ecco, questa è in sintesi la mia esperienza. Poi, se ci sono domande, posso magari pure spiegarmi meglio. Ok,
Ok, se ci fossero domande, noi come facciamo a visualizzarle? Come funziona? Nei commenti, forse? Ecco, Forse avevo escluso il microfono, quindi non mi sentivate. Sì, immagino che chi voglia intervenire può tranquillamente intervenire sulla chat, quindi, ponendo delle domande nello spazio disponibile alla chat che c'è su YouTube. Quindi le possiamo leggere in tempo reale e soddisfare le curiosità. Comunque, immagino che si può anche fare riferimento al sito della fondazione, fondazione montefaenza.it/contamination-lab, in cui si possono trovare magari delle informazioni in più e si può avere la possibilità di contatto, no? Di ricevere informazioni ulteriori se in questa situazione Certo. nessuno ci contatta. Posso pure anche dire che il cliente in questione si chiama Gatto Display, è una realtà aziendale che conta 600 dipendenti e si occupa della produzione di appunto astucci per gli occhiali, display anti-Covid, quindi anche legato all'immagine del prodotto. Insomma, davvero una bella opportunità, ecco, quella con Gatto. Quindi si parla anche di una grandissima azienda, non dell'azienda sotto casa. Certo. Sì, sicuramente l'opportunità che dà questo pre-incubatore di idee è proprio quello di mettere in relazione le varie identità, le varie professionalità. E quindi noi come SIA ci siamo sentiti subito di appoggiare la comunicazione, quindi la diffusione di quello che viene fatto al Contamination Lab, perché è un'opportunità soprattutto per gli studenti che già stanno frequentando l'ultimo anno o del triennio o ancora meglio del biennio specialistico in comunicazione o in prodotto, perché effettivamente questa opportunità dà la possibilità di mettersi insieme anche con altri compagni, con altri professionisti e tastare proprio quello che è l'immissione nel mondo del lavoro. Il sostegno che si riceve è un sostegno importante, come ci spiegava anche Rezziero Di Maio, che in qualche modo si vanno a tastare con mano tutti quegli aspetti legati alla professione che normalmente non è immediato conoscere, no? Quindi sicuramente questa è un'opportunità, Erika, per cui ti ringraziamo, insomma, per sostenerla quotidianamente e tutte le volte sottoporcela. Grazie a voi Daniela. No, ma infatti è già comunque 2 anni che l'ISIA ci ospita e ovviamente la presentazione la facevamo in presenza. Quest'anno la facciamo così, ma da quanto ho capito sono ancora più numerosi i ragazzi, quindi va benissimo. E, co come vedete gli altri i progetti che adesso non sto a spiegarveli, comunque se avete la curiosità, come diceva Daniela, potete andare sul sito della fondazione, fondazionemontefaenza.it, appena entrate proprio nell'home page trovate il collegamento che va direttamente alla pagina che promuove il bando, quindi sono riassunte tutte le cose che vi ho detto e nella pagina del Contamination Lab invece ci sono appunto c'è la descrizione con tutti i team che abbiamo attualmente ospitati, quindi abbiamo dai ragazzi dell'ISIA che appunto hanno presentato questo progetto sul recupero, no? Degli scarti per trasformarli in prodotto finito, a un gruppo di ragazze che vogliono organizzare matrimoni per stranieri in Italia, a un altro gruppo che vuole recuperare vigneti abbandonati nel territorio romagnolo e vengono da Tebano. Cos'altro? Ah sì, è in ultimo un altro gruppo di un ragazzo che sta cercando di progettare uno spazio sportivo all'aria aperta, diciamo di sport estremi, è tutta un'idea molto particolare e complessa. Per farvi capire che cioè, i temi sono i più svariati e le idee possono essere, insomma,
completamente diverse, ecco. E basta, io non ho nient'altro. Se avete anche aveste nei prossimi giorni delle curiosità, potete scriverci nella pagina appunto del sito, c'è cioè la mail, c'è cioè il numero di telefono, e siamo ovviamente a vostra completa disposizione. Basta, io ho finito, Daniela, e ti ringrazio nuovamente per lo spazio. Appunto, grazie a te, grazie anche a Rezziera Di Maio che appunto sta concludendo il suo percorso di studi nel biennio specialistico di prodotto e quindi è particolarmente in dirittura di arrivo, per cui è, diciamo, il target a cui sostanzialmente si riferiscono bandi come questo. E quindi ringrazio entrambi e invito a chi fosse interessato ad approfondire sul sito della Fondazione Monte Faenza. Buona serata, arrivederci. Grazie mille. Ciao, grazie.